particolare, qui c'è un problema di che contro cosa ordine. Non Letta, non Renzi, non il PD. Oggi noi viviamo un governo che è un governo eccezionale, non nel senso di giudizio. I signori sono stati preghiati, ma di eccezione. Di al serzo. È un governo in cui stanno tutti insieme. E questo governo, secondo me, non aiuta il, o meglio, il fatto che ci sia un governo che si sta tutti insieme, non aiuta il bipolarismo italiano. Parole e musica di Enrico Letta ieri, non era il governo per il Impieri come gli assi. Quindi su questo tema siamo tutti d'accordo. Beh, è fondamentale fare che cosa? Io riformare le regole del gioco, per cui ci sia alla fine chi ha vinto e chi ha perso. Se in questo pochetto di riforma riusciamo a semplificare il quadro istituzionale, alzatevi, e a dare una mano alla vera emergenza, perché io non ne trovo uno appassionato del semipresidenzialismo. Ecco, del presidenzialismo. Sta avvenendo il sequestro delle sedie. Della situazione occupazionale, delle difficoltà del ceto medio che ha una situazione economica pazzesca, perché crescono, continuano a crescere le tasse, continua a crescere l'inflazione, continua più che l'inflazione direi, continua a crescere più correttamente il costo dei servizi, le bollette, in 10 anni le bollette sono aumentate 3 volte rispetto alla Germania. L'energia elettrica per le aziende costa 3 volte rispetto a quella che costa le aziende italiane. In questa cornice di globalizzazione del mercato e di eccezionalità e particolarità italiana, se il governo fa le cose, bene, se non le fa che vada a casa. Questo secondo me lo pensano tutti i cittadini. Ma per fare queste cose quanto tempo ha bisogno? Dovrebbe avere bisogno. Io penso che questo sia il punto di debolezza. Noi non dobbiamo decidere qual è il tempo e poi metterci dentro le cose da fare. Quali sono le cose su cui siamo d'accordo? Hanno fatto una commissione per dire che bisogna riformare la burocrazia.